Non ci posso credere, non ci posso credere, Claudia, finalmente l'ho trovata, Vitto Family, la casa di mercoledì. La casa di mercoledì, posso vederla? Sì, guarda Claudia, l'ho trovata al computer, si trova qui vicino, ci andiamo? Sì! Claudia, ma io ho paura di mercoledì, e se lei ci scava la fossa e ci lega? Non credo, dai andiamo. Claudia, non lo so, io tengo paura di andare là. Ma non succede niente. Sei sicura? Sì. E se per caso vediamo mercoledì davanti, che siamo in casa sua, che cosa ci fa, eh? Ci accoltella? Qui noi andiamo. Va bene Claudia, ci andiamo. Però tu vai, cammini davanti a me, ok? Così se la vedi ci parli tu. Siete bambine entrambe, no? Ecco, io ne sto fuori. Va bene, però ti ricordo che mercoledì ha 13 anni. E tu quante ne hai? Va bene, Vitto Family, andiamo nella casa di mercoledì. Però prepariamoci. Portiamoci lo scotch. Non si sa mai, potrebbe tornare utile lo scotch. Va bene. Ok, lo metto qui in tasca. Andiamo a casa di mercoledì. Andiamo a casa di mercoledì. Andiamo a casa di mercoledì. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo a casa di Claudia, che cos'è sto foglio? Mai entrare nella casa di mercoledì. Ma chi è che ha messo questo foglio qua vicino alla porta? Vabbè, non ci interessa, andiamoci. Come non ci interessa, Claudia? L'ha messo mercoledì questo foglio. Non hai visto niente. Ma che... Però una cosa per farci spaventare. Insomma, sappiamo che mercoledì ha fatto un film, quindi magari per spaventarci. Quindi dai, andiamoci. Non è un film, è una serie TV che ha fatto, ok? È una serie. Quindi adesso è famosa. Posso farmi fare un autografo da lei? O voglio l'autografo di mercoledì, ok? Lo voglio sul mio cappello, sul cappello della Vitto Family. Andiamo. Claudia, guarda, qua c'è una scritta con il sangue. Qui? Qui? Non riesco a capire cosa c'è scritto. È scritto strano. Mano c'è scritto. C'è scritto armadio. Dobbiamo andare in un armadio. Andiamoci. Chi è che ha messo questa sedia qui, questa roba? Beh. Qualcuno si è soffiato il naso con questo fazzoletto strano. Sai che mi sembra? Cosa? Sembrano gli arredi quelli di Toca Life World che ogni tanto vengono questi qua quando li devi comprare. Ma tu giochi a Toca Life? Sì. Ti piace giocare a Toca Life? Più o meno, non ci gioco spesso. Allora, secondo il navigatore, la casa di mercoledì si deve trovare proprio qua, vicino a questo garage. Qua. Attenta, attenta Claudia, non andare. Calma, calmati. Calmati, ci potrebbe essere qualcosa. Claudia, vedi qualcosa in questo garage buio? Vedo un burino. Oh no 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 no. Oddio. Oh mamma Claudia, guarda questo posto quanto fa paura. Guarda questa, quella sagoma di una persona. La vedi? Sì. Claudia, guarda, ci sta un altro cartello qui. Claudia, guarda, ci sta un altro cartello qui. Non entrare nella casa di mercoledì. E questa qua la casa di mercoledì, Claudia. Questa qua è la porta. Entriamo. Ma è tutto quanto buio, Claudia. Io qua dentro non vedo assolutamente niente. No, no, no. Guardate, è tutto quanto nero come la pece. Pece. È tutto nero come la pece. Si apre? No, non si apre. È chiuso a chiave? È aperto. Si è aperto? Si è aperto. Oh mamma, no, 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 no. Claudia, 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 c'ho paura, non si vede niente là dentro. Guarda, è tutto buio. Dobbiamo farci coraggio, Vittorio. Abbassa la voce. Che c'è? C'è il... Oh mamma, pure qua è tutto quanto sporco di sangue. Guarda, l'interruttore è sporco di sangue. Ah. Ok, sto iniziando ad avere paura. Senti anche tu questa voce. Sì. Non fare casino, Claudio. Chiusa la porta. Aspetta, accendiamo questo interruttore. Che schifo, pure questo interruttore qua è sporco di sangue. Si è chiusa la porta, Vittorio, non riesco a aprirla. Come si è chiusa la porta? Che cavolo stai dicendo? Oh mamma.
Mercoledì abita molto vicino a casa mia. È strano. Andiamo. Claudio, ci sta un altro cartello. Ma quella è casa mia. Quella là è casa mia. Non è che mercoledì abita a casa tua? Che stai dicendo? Beh, se abbiamo trovato questo cartello. Claudia, guarda, ci sta un altro cartello ai piedi di questa porta. Non entrare nella casa di mercoledì. Ma questa qua è casa mia. Che cavolo c'entra casa mia con la casa di mercoledì? Anch'io ho tanta paura. Ma a pensare che noi abbiamo paura di casa nostra, un luogo sicuro. Dai, entriamoci, sarà sicuramente uno scherzo. Ho i miei dubbi che è uno scherzo, lo spero. Apri la porta, apri la porta, vai. Dove siete? Qua, qua, questo, questo, questa chiave, questa. Ah. Vai. Aspetta, cioè. Ah, ragazzi, ragazzi, ho paura, ho tantissima paura. Bella, che cavolo succede? Bella, che succede? Claudia, che c'è? Claudia, che è questa faccia strana? Che indichi? Cosa? Guarda! Cosa? Oh, bambina! Abbassa la voce! Chi è quello? Bella, hai paura? Oh, mamma! Claudia! Ma quella là è mercoledì. Sì, sì, aiuto Vittorio, salvami, salvami. Sei quella, vero? Claudia, che cosa facciamo adesso? Cosa dovremmo fare? Ah, che schifo! Mi sta dicendo, ma... Cosa facciamo? Non posso aprire la porta, è mercoledì! La facciamo andare via. Andiamo un attimo. Oh. Mercoledì! Sembra una vecchietta. Aiuto ragazzi, cacciatela via! Mercoledì, sei tu, vai via da casa nostra! Sta andando via, sta andando via, sta andando in camera mia! Sta andando in camera mia! Claudia, Claudia, fai qualcosa! Claudia, fai qualcosa! Ho tantissima paura, Claudia! Non posso farci niente! Caccia mercoledì di casa! Aiuto! Zitti voi due, devo capire che cavolo sta facendo mercoledì di là! Vitto Family, andiamo a vedere. Abbiamo il berretto della Vitto Family, non abbiamo paura di nessuno. Ok, via! Ok, shh, calma, 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 calma. Senti questo rumore? Claudia, vieni qui! Dov'è? Dietro. Che c'è Vera? C'è mercoledì. C'è mercoledì. Qua. E tu dici, ma quale mercoledì? Quale mercoledì? C'è il mercoledì qui, silenzio. Io non vedo nessuno. Come non vedi nessuno? Mercoledì è scomparsa. Ma stava qua un secondo fa, stava qua sopra. L'ho vista, non sono pazzo. Vitto Family, avete visto che c'era anche mercoledì che teneva con il cappotto, teneva una specie di cappotto non dietro. È vero. Teneva il cappuccio. Non è vero. Ma come, Claudia, devi credermi, c'era lì.
è notizia super mega importante. Da oggi ci possiamo incontrare a casa vostra. Basta chiamare questo numero di cellulare qui. Possiamo fare la videochiamata al cellulare e posso anche venire a casa vostra. Chiamate questo numero qua e vi risponderò io. Pronto? Pronto? Ciao Giuseppe! Vuoi che vengo a casa tua? Va bene, arrivo subito. Devo andare a casa di Giuseppe adesso, aspettate. Ok Giuseppe, arrivo. Chiamate anche voi il numero se volete che venga a casa vostra.